Ed è l'inferno di sabbia di Lommel che accoglie il sesto round del campionato mondiale motocross FIM. Si abbassa il cancello, Gran Premio delle Fiandre, gara 1 MX2 con Tom Vial che si aggiudica il primo all shot della giornata, all shot Fox, la caduta di Mattia Guadagnini. Ed ecco qui anche Vial scivola dopo aver perso già la prima posizione a favore di Iago Gerz. E qui il problema tecnico che ferma la gara di Conrad Muser. Era partito bene, era terzo il pilota inglese, veramente sfortunato, si dispera. Mentre il forcing per recuperare ad una partenza non bellissima di Kai De Wolf qui supera Fernandez, qui è la volta di Tom Vial per guadagnare la terza posizione, mentre Renault gara indisturbata in seconda posizione, la sua altrettanto indisturbato, ma davanti a tutti il vincitore Iago Gerz con i nostri ragazzi, Mattia Guadagnini che recupera bene, 14esimo. 18esimo Andrea Adamo, 31esimo Facchetti dopo due cadute quando era intorno alla 20esima posizione. Si parte subito per gara 2 per andare a vedere ancora la battaglia, soprattutto quella pochi metri dopo l'abbassarsi del cancello con la conquista dell'All Shot Fox da parte di Kai De Wolf. Il pilota olandese se la giudica per la prima volta nella sua carriera, nella sua stagione, visto che è quasi un rookie della cilindrata. Qui l'errore di Vial che lascia la sesta posizione, il pilota francese non troppo fortunato in questa occasione, mentre qui c'è Mattia Guadagnini ancora una volta a terra, era intorno alla decima posizione, perde un paio di posizioni, riparte dodicesimo. Qui l'attacco da parte di Maxime Renault nei confronti di Benistad, e qui invece Jet Beaton che va a conquistare la quinta posizione ai danni di Fernandez. È la prima vittoria in carriera per Kai De Wolf, grandissima prestazione per il giovane olandese davanti a Iago Gerz, davanti a Maxime Renault. Decimo Mattia Guadagnini, 18esimo Adamo, 26esimo Facchetti, con una classifica che vediamo in sovraimpressione: la vittoria nel Gran Premio di casa per Iago Gerz, la seconda posizione per De Wolf, la terza per Maxime Renault, ma soprattutto Maxime Renault che guadagna tanti punti su Mattia Guadagnini e ora ne ha 26 di vantaggio, 26 nei confronti di Fernandez, pochi e 28 nei confronti di Iago Gerz, che però per il momento è felice di questa nuova vittoria a Lommel nel Gran Premio di casa, e il viso raggiante e sorridente di Maxime Renault che si aggiudica, ritornerà con la tabella rossa nella prossima gara. Mentre andiamo a sentire quello che ha da dirci il vincitore: sono contento per questa vittoria assoluta. Nella seconda gara sono stato sempre dietro a Kay, ho spinto molto ma non sono riuscito a trovare il momento buono per il sorpasso, ma sono naturalmente molto felice per la vittoria nel Gran Premio di casa. E si passa alla MXGP, la classe regina è pronta a dar spettacolo ancora una volta con l'inferno di sabbia di Lommel che li accoglie con la partenza subito alla grande al centro del cancello per la quarta volta. All Shot Fox per Romain Fèvre che prende il comando, poi la caduta di Jorge Prado che era vicinissimo al francese e gli regala tante posizioni, riparte quinto. Poi qui alla volta di Geyser che perde la settima posizione, ne perde altrettante, poi viene superato da Jorge Prado che gli guadagna la posizione. Poi inizia a piovere mentre Jonas è terzo, Siwer quarto e Cairoli in quinta posizione, un nubifragio che però non ha rallentato chi passa al comando con questa traiettoria incredibile. Jeffrey Herlings supera Romain Fèvre mentre Cairoli va a prendere la posizione, la quarta, che era di Siwer. Fèvre che si stava avvicinando nuovamente a Herlings cade e rimane però secondo, mentre negli ultimi tre giri il sorpasso per la terza posizione, che vale la terza posizione per Cairoli, ma davanti a tutti la vittoria di Jeffrey Herlings che torna dopo tre manche di stop, la seconda posizione di Fèvre e la terza di Antonio Cairoli, con Jonas, Siwer, Prado e Geyser alle loro spalle. Ma siamo pronti già per la seconda manche con un'altra All Shot Fox da conquistare, e ancora dal centro del gruppo questa volta è l'altra Kawasaki, quella di Monticelli, che la guadagna, ma pochi metri dopo la caduta proprio per Ivo, una botta alla spalla, nulla di che, ma giornata veramente sfortunata per lui. Intanto poi qui il contatto tra Herlings e Koldenhoff, con Koldenhoff che nella prima manche è rimasto fermo al cancello con poi un nono posto, un tredicesimo invece dopo questa caduta, con Romain Fèvre che
scivola anche lui da quarto, riparte quinto. La caduta di Geyser, che era secondo, riesce a ripartire velocemente ma in quarta posizione, e qui il confronto con un grande Erlins che in pochi giri riesce a recuperare. Qui in questo momento super Antonio Cairoli andando a guadagnare la sesta posizione, qui è Febvre che torna sotto e va a superare una Pauls Jonas che era al comando, quindi incredibile forcing per il pilota francese, mentre il confronto qui ancora una volta tra Geyser che passa Prado per il terzo posto, ma poi glielo regala, glielo rende con questa scivolata che lo fa retrocedere di una posizione. E un felicissimo Romain Febvre che vince una grandissima gara con la seconda posizione di Jonas e poi Prado, con Cairoli settimo. Ottime gare per Forato, 2 quattordicesimi posti. Lupino non benissimo, anzi direi giornata no per lui, un trentesimo, un ventitreesimo posto e un ventisettesimo e un ritiro per il rientrante nostro Michele Cervellini. Il podio come sempre con uno Jonas un po' scuro, un Febvre raggiante ed un Erlins che forse voleva qualcosa in più. La tabella rossa che rimane nelle mani di Tim Geyser, e andiamo a sentire quello che ha da dirci Romain Febvre. Sono veramente contentissimo adesso, il duro lavoro sta ripagando, finalmente ho commesso troppi errori in questa seconda manche, ho davvero dato il meglio, sono orgoglioso di quello che ho fatto della mia squadra, la Kawasaki Monster Energy Factory Racing, e stasera sicuramente festeggeremo, ma non troppo, perché domenica prossima si ritorna al Gran Premio della Lettonia a Kegums MXGP, il grande motocross.